innanzitutto voglio ringraziarvi per questa presenza piena e bellissima che vedo. Vi ringrazio a nome di tutta la lista Nuova Era. E se lo meritano, ragazzi, perché se lo meritano veramente. Bravo. Diamogli fiducia. Sicuramente l'emozione mi farà fare qualche cazzo, perché non sono solita fare questo tipo di cose, chi mi conosce lo sa bene, soprattutto per quanto riguarda la politica. Io avevo detto stop, basta, non volevo più saperne niente, avevo perso la fiducia nella nostra politica. Poi però, come fai? Vedi loro, la fiducia ti deve tornare per forza, no? Bravo! Bravo! E questa fiducia spero di riuscire a trasmetterla stasera anche a voi, perché qui non abbiamo persone prese a caso così, che un giorno si sono alzate, una mattina hanno deciso di ma mi candido, no. Qui abbiamo persone con delle storie forti alle loro spalle, con delle professioni, con delle competenze che sono sicura che porteranno a tutti noi, a Cirella, a Diamante, qualcosa di fantastico, meraviglioso, inaspettato, che neanche possiamo immaginare, perché vi posso garantire, prova ad immaginare quanto bene potranno fare se noi gli diamo l'opportunità, ed è così tanto che la mia mente non lo può contenere. Brava! Un'emozione essere qui a fare tutto questo, non so neanche che nome dargli in questo momento, e in particolare qui a Cirella, perché tante volte lo dimentichiamo un po' tutti, non dovremmo. Cirella è la nostra storia, Cirella è il nostro punto di partenza, senza Cirella non sarebbe stato nient'altro, è da qui che deve partire tutto. E io veramente mi auguro e vi auguro che questo paese, che già splende di luce propria, perché è veramente un paese bellissimo, ricco di storia, di architettura, di arte in generale, che è difficile, è veramente difficile trovare, perché in Calabria sono pochi i posti così ricchi e racchiusi tutti in un unico paese. È qualcosa di meraviglioso, qualcosa di... che veramente il Signore l'ha fatta col pennello, Cirella, l'ha fatta col pennello. Per questo vi invito a dare fiducia a queste persone, ad ascoltare quello che hanno da dire, perché sono sicura, ma veramente ci sto mettendo la faccia, ci sto mettendo tutta me stessa, sono sicura che ci daranno tante soddisfazioni, che faranno il bene del nostro paese, faranno il bene di tutti noi, al di là di ogni loro interesse personale. Non ci sarà interesse personale, ci saremo noi, finalmente ci saremo noi. Quindi diamogli questo sì, diamogli questa possibilità. Iniziamo a presentare queste meravigliose persone. Attimo, poi una cassa la devo fare. Partiamo da dal nostro presidente del consiglio Francesco Bartalotta, che posso dire di lui è che è una persona buona, forse anche troppo buona tante volte, che personalmente è sempre stato disponibile nei confronti di qualunque persona abbia avuto bisogno di qualunque cosa, e che veramente ha a cuore il nostro territorio, ha a cuore noi come persone singole, ad uno, non come massa da diciamo guidare, ma veramente ad uno, perché si fa letteralmente in quattro per aiutarci. Quindi si merita un grande applauso. Thank you.
Poi abbiamo la nostra Micaela Belcastro, che è un'esplosione di energia questa ragazza. Vi dico la verità, io la sto conoscendo in questo tempo ed è veramente un'esplosione di energia questa ragazza. Cioè io penso che farà qualcosa di meraviglioso per noi. Poi abbiamo il nostro Simone Sollazzo, nostro radiologo, a disposizione sempre di ogni persona, lo posso dire personalmente, non so se dire purtroppo per fortuna, ma è veramente presente, veramente di aiuto, quando lo chiami è sempre pronto a venirti incontro, lo è da sempre, non oggi. Non ha un tornaconto, è proprio lui che è così, ragazzi, cioè è un pezzo di pane, veramente un pezzo di pane. Poi abbiamo Flavia Benvenuto, cara insegnante. Anche lei conosciuta in questo percorso, anche lei una donna piena di grinta. Che veramente, ma veramente quando parla si sente quell'amore profondo che ha per il suo paese, per Cirella, e quanta voglia ha di renderlo ancora più bello di quello che è, di dargli ancora più di quello che gli è stato dato fino ad oggi, di arricchire questo paese, di portare qui tutta la bellezza che sono sicura lei è in grado di portare. Poi abbiamo Antonino Perrotta, il nostro artista. Non ci sono parole per descrivere Antonino. Abbiamo la stessa età, abbiamo fatto le scuole insieme. Vederlo oggi, vedere il bello che ha fatto, e non a parole ma letteralmente, perché crea qualcosa di meraviglioso con la sua arte. Cioè ragazzi, non ci sono proprio parole. Cioè. Oltre questo ha una testa non da poco, è un grande cervellone, farà veramente delle belle cose per noi. Poi abbiamo Mariano Casella, il nostro imprenditore, che si mette in gioco ancora una volta. Abbiamo la nostra maestra Enrica De Palmi, che con la sua dolcezza, la sua bontà, sicuramente saprà prendersi cura di ognuno di noi. Poi abbiamo Anna Maria Magliano, il nostro architetto, anche lei, devo dire, una donna che ho conosciuto sempre in questo tempo. È bello vedere queste donne, è bello vedere questa forza di volontà, questa combattività in una donna. Oggi più che mai è bello vedere la sua voglia di fare, la sua voglia di fare bene a questo paese, che non è cosa da poco, è cosa scontata soprattutto. E poi abbiamo il nostro caro avvocato Francesco Liserre. Presentare lui è difficilissimo perché ragazzi si presenta da solo. La sua competenza e la sua forza di volontà sicuramente non ci deluderà, sono sicura al 100% che non ci deluderà. Diamogli fiducia. Avrebbe dovuto esserci, ma non è con noi fisicamente, ma è con noi, con il cuore, perché ormai siamo una famiglia, non una squadra, una famiglia. Martina Presta, che non c'è stasera, motivi lavorativi. Infine presentiamo, non per importanza, il nostro candidato a sindaco, il nostro... l'avevo detto che devo farla qualche gaffa. Scusate. Aspetta un altro poco lui. Allora, adesso tocca a Francesco Bianco, il nostro esperto del turismo.
non potevo dimenticarla a lei, sarebbe stata una cosa tremenda, ragazzi. Annalisa Caridi, insegnante, mi permetto di dire persona bellissima, a cui veramente spero diate fiducia, perché farà bene e farà bene a 360 gradi, perché io penso che quello che si ha dentro, il buono che si ha dentro, non si possa tenere dentro, lo si deve portare fuori, e lei ne ha tanto, veramente tanto. E adesso, questa volta non è un errore, spero, il nostro candidato a sindaco Achille Ordine, lo spirito guida di questo gruppo, di questa famiglia, che con la sua pacatezza, perché ragazzi io non so come fa, ma è pacato, tranquillo, cioè io sto tremando e lui come se niente fosse qui in tutta la sua grandezza, cioè è incredibile, ma io sono sicura che con la professionalità che ha, con le competenze che ha e con il grande cuore che ha, porterà il nostro paese non lontano, di più. Arriveremo dove fino ad oggi non ci hanno permesso di arrivare, perché abbiamo tutte le carte in tavola per arrivarci, tutte. Ora ascolteremo qualcuno di queste bellissime persone che vi ho appena presentato. E iniziamo dal nostro caro amico Francesco Bartalotta, vediamo cosa ha da dirci. Grazie Alessia per queste belle parole che hai espresso nei confronti di Nuova Era. Hai detto la realtà, questa piattaforma che parte, che dà inizio anche a Cirella, e credo che piazza 11 febbraio di una settimana fa e piazza Santa Maria dei Fiori oggi rappresentano due piazze della stessa medaglia, che indicano la strada per Nuova Era, che ormai noi non ci possiamo più nascondere. Io credo che il 10 di giugno questa piattaforma programmatica, questa lista sarà forza di governo, sarà la maggioranza del paese. E abbiamo messo in campo una squadra che ha nel suo DNA il coraggio di una persona che ha dimostrato a noi la lealtà di voler bene a questo paese e di darci le visioni. Permettetemi di fare un ringraziamento al nostro candidato a sindaco, all'avvocato Achille Ordine. Perché, vedete, è da un anno e mezzo che stiamo lavorando. Io l'ho portato finito da un anno e mezzo, perché ogni giorno è un continuo chiamarlo, ogni giorno è un continuo avvicendarsi, di fare iniziative, di programmare, di pianificare. Però la cosa bella di Achille è che ci sono stati momenti dove noi potevamo anche essere messi in vendita, fatemi passare questo tempo, e Achille Ordine ha dimostrato a questo gruppo di donne e di uomini che la lealtà è qualcosa di grande e che la lealtà per questa città è l'inizio vero di una nuova era. Ad Achille dico grazie, perché oggi nella nostra compagine ci sono due persone che questa piazza l'hanno vissuta, che in questa piazza sono cresciuti, che in questa piazza sono diventate anche un esempio, sia sotto il profilo sociale, sia anche sotto il profilo lavorativo. E dico grazie perché oggi noi abbiamo nella nostra lista Simone e Flavia, che rappresentano quel valore aggiunto e che daranno per i prossimi cinque anni rappresentanza a questo borgo, che merita,
perché la nostra bellezza è che anche gli addetti ai lavori oggi si stanno accorgendosi di nuova era, perché noi siamo partiti in sordina, noi siamo partiti che eravamo i cosiddetti guaglione, gli ingenui, i sognatori, però questa piazza questa sera rappresenta anche per gli addetti ai lavori un messaggio che da quel famoso comizio di una settimana fa ha cambiato un po' le sorti, ha cambiato anche le visioni di questa lista, di questo programma, e lo vediamo anche quando noi andiamo a girare nelle case, veniamo accolti a braccia aperte dalle persone, e questo è un segnale positivo, perché Nuova Era, a dispetto delle altre due liste, Nuova Era unisce e non divide. Ed allora mi avvio alle conclusioni, il mio è solo un saluto a questa splendida piazza. Guardate, io questa piazza me la ricordo 5 anni fa, nell'ultimo comizio di una persona a noi cara, di una persona che io ho seguito per tantissimi anni, da quando avevo i pantaloni alla Zuava, che era Ernesto Caselli. E in quell'occasione questa piazza era così piena. Ed oggi credo che noi abbiamo un testimone, un erede, perché Achille Ordine rappresenta l'umiltà, rappresenta la lealtà, ma soprattutto rappresenta l'onestà di essere un ragazzo preparato che non deve chiedere nulla a nessuno. Bravo. E quindi per noi questo è il vanto ed è il pedigree che in questa campagna elettorale farà la differenza. Grazie, andiamo avanti uniti, compatti, andiamo avanti per le contrade, andiamo avanti per Diamante, andiamo avanti per Cirella. Viva Forza, viva Nuova Era, viva Achille Ordine, sindaco di Diamante. Grazie Francesco. Adesso diamo la parola all'esplosione di energia di cui vi parlavo prima, e la vedrete stasera, Micaela Belcastro, la nostra cara farmacista. Buonasera, buonasera a tutti. Il mio intervento sarà pacato, più semplice e breve. È la mia prima esperienza politica, è la mia primissima uscita pubblica in questo campo. È un'emozione molto grande per me essere proprio in questa piazza, perché Cirella, questa piazza, queste strade mi hanno vista nascere e crescere fino ai 10 anni. Quando sono entrata a far parte di questo gruppo, qualcuno mi ha detto: non dimenticare il tuo sangue per metà cirellese. Non posso dimenticarlo, c'è mio padre che è nato qui e ha realizzato tanto sia qui che a Diamante. Dicevo appunto, qui io ho vissuto la mia infanzia, ho fatto le scuole materne, le scuole elementari. Quando nella quinta classe si formarono addirittura 2 sezioni. E quando la scuola elementare è stata chiusa è stato un dolore. Io penso che la scuola sia un diritto fondamentale da salvaguardare a tutti i costi, e probabilmente si poteva fare di più, e spero si faccia di più perché non finisca anche la scuola materna. Il diritto alla scuola è un elemento fondamentale per ogni paese che possa ritenersi un paese libero. La libertà culturale è alla base di scelte importanti, individuali. Proprio per questo io vi chiedo stasera di sostenere questo progetto e che tutti vi sentiate liberi di affrontare con noi questo cambiamento. È tutto nelle vostre e nelle nostre mani. Grazie a tutti. Ciao. Grazie Micaela, non avevo dubbi che avrebbe fatto emozionare qualcuno qui.
Adesso ascolteremo cosa ci vuole dire il nostro caro avvocato Francesco Liserre. È anche un po' freddo, ma forse bisognerebbe un po' riscaldare, possiamo, eh? Amici di Cinella, buonasera, qualche irriducibile pessimista temeva la risposta della piazza, ma mi sembra che sia molto eloquente, perché è la tattile dimostrazione di questo desiderio di cambiamento che grida a gran voce: era ora di una nuova era. Mi piace, mi è venuta così per restare pagati, e devo anche contenere, datemi il time, fermate, io già vedo il disagio, ecco, già me lo dice Achille, ecco, la contrapposizione fisiologica, l'esuberanza passionale, la virulenza, la doverosa pacatezza, serenità, l'equilibrio, e dovrebbe essere premiato, e diciamo la vittoria spetterebbe di diritto soltanto per la pazienza di sopportarmi, la pazienza di Giove. Oggi in questa piazza noi ritroviamo le ragioni di una speranza, le radici di un'identità. Una speranza che diventa certezza di un cambiamento epocale. Guardate, io non so se voi ve ne rendiate conto, ma i veri protagonisti siete voi, che state scrivendo con noi una pagina epocale, storica, di un cambiamento che inesorabilmente spazzerà via il modello della farisaica vergogna di coloro i quali per anni hanno concepito il modello del parassitismo, il modello che ha sempre valorizzato la mediocrità, penalizzando paradossalmente il merito. In altre parole, il modello di coloro i quali, oltre a sterminare sintassi, grammatiche e congiuntivi, hanno sterminato la speranza di un popolo che grida la libertà, un popolo che a gran voce dice che la casa comunale, Cinella, Diamante, le Contrade, non sono e non saranno mai appannaggio esclusivo, non sono proprietà privata, sono la casa di tutti. E noi, in nome di questa speranza, combatteremo una battaglia che non sarà una battaglia semplicemente elettorale, è una battaglia di civiltà, di democrazia e di libertà. La speranza. Sant'Agostino diceva che la speranza ha due figli bellissimi, l'indignazione e il coraggio. L'indignazione delle cose che non vanno, e ne potremmo elencare a iosa, ma ho tempi ristretti, amici miei, non lo posso fare. L'indignazione che ha un cugino pericoloso, che è l'indifferenza. E non basta la semplice indignazione. L'indignazione presuppone l'azione, perché sennò resta solo semplice e mera lamentela, e c'è bisogno di agire, e di agire con il coraggio che distingue l'uomo, che richiama le nostre coscienze, ecco, ci richiama a un dovere. Io più volte ho detto che si è talvolta soli con un peso di un dovere e un dovere di una fede, ed è questo coraggio che ci spinge a credere che tutto può essere cambiato, il coraggio che è la capacità di dare voce a questa indignazione, e voi la darete con noi per cambiare questo stato di cose. Guardate, io devo contenere i miei tempi, e riflettevo su quanta ipocrisia regni sovrana in questa campagna elettorale. Ci si scandalizza dei toni, della virulenza dialettica, e ci si scandalizza magari, ecco, dell'eccessiva esuberanza
di Francesco Riserve, no? Tralasciando tutte le altre criticità, come se il problema fosse anche a volte la contumelia, il linguaggio eccessivamente veemente, probabilmente forse Cencio della parolaccia a Roma mi inviterà per una conferenza su questa parolaccia. Perdonatemi, ecco, ci vuole anche un po' di ironia, ripeto, per stemperare la seriosità dei toni di una drammatica campagna elettorale, perché è drammatica, perché quanto non si ha rispetto della dignità delle persone, e allora è lì il vero dramma. E ripeto, ecco, quell'ironia che talvolta, ecco, aiuta a sorridere, c'è bisogno anche del sorriso. E un grande magistrato, un figlio illustre di questa terra, un magistrato di elevatissimo spessore umano e culturale, uno refrattario alle passerelle mediatiche e a scrivere libri, no? Perché era bravo a scrivere le sentenze, che erano capolavori di diritto e di cultura classica. Diceva che l'intelligenza è direttamente proporzionale alla capacità di fare e di farsi ironia. Questo magistrato è il giudice Franz Rossi, che io lo saluto con un abbraccio e con una profonda ammirazione. Io, amici, volevo raccontarvi una piccola storia, se mi è consentito, cercherò di essere molto breve. Il 26 giugno del 1963, John Kennedy, nella piazza principale di Berlino Ovest, commosse una folla tenendo un discorso. Erano gli anni del muro, il muro della vergogna, un muro costruito 2 anni prima, che separava popoli, che separava famiglie, separava madri da figli, fratelli e sorelle. E esordì dicendo che 2000 anni fa il più grande orgoglio era poter dire civis romanus sum. Ora, diceva Kennedy, il più grande orgoglio è dire in un paese libero: io sono cittadino di Berlino. Erano gli anni del muro, il muro della vergogna, un muro che divideva le famiglie, un muro che separava popoli. E diceva Kennedy: la libertà incontra tante difficoltà, la democrazia non è mai perfetta, ma noi non abbiamo mai costruito un muro che separa popoli, che separa una madre da un figlio, che separa fratelli. Ecco, la libertà è indivisibile, e quando un uomo sarà schiavo, nessuno si potrà sentire liberi. E quando noi saremo liberi, perché saremo liberi, allora saremo orgogliosi di dire: io sono un cittadino libero, e tutti saremo liberi. Ebbene, amici, mi avvio alla conclusione. Tanti anni sono passati dal novembre 1989, quando è crollato fisicamente quel muro, ma io lo vedo ancora presente idealmente. Vedo un muro ancora tra noi, che separa le famiglie, che separa un popolo, che separa 2 fratelli. E se è vero, come è vero, anche nella concezione aristotelica del sinodo di un uomo che è un'entità indissolubile tra materia e forma, non ci può essere un uomo politico, un uomo professionale, un uomo sociale. L'uomo è un tutt'uno. E allora quello che dico a voi, e lo dico interrogando le vostre coscienze: se 2 fratelli separati dalla vita e dalla politica tengono diviso un paese, come potranno pensare di unirlo in una campagna elettorale se non obbedendo a un unico comando?
del potere della vergogna, quel potere che ha tenuto schiavo un popolo per tanti anni. E questa è la verità di cui bisognerà parlare in questa campagna elettorale. Non è un giudizio, ma è la realtà, amici miei. È la realtà. Immaginate se non ci fosse stata l'alternativa democratica in questo paese. Avremmo detto, no, fatemi passare un termine molto più semplice, perché se no mi accusano di essere troppo aulico, troppo retorico e distaccato. Saverne cantate e suonate da sole, ed è questa la vergogna, è questa la vergogna primordiale che dovrà essere emendata, dovrà essere cancellata, e voi lo farete con noi, perché in voi io ritrovo quelle ragioni di una fede, di una speranza che ci porta a credere che questo modello potrà essere abbattuto, e noi lo vogliamo, ed è questa fede che ci spinge a ritenere che non è, come dicevo prima, una semplice battaglia, una contrapposizione elettorale, è la vera sfida. Noi in questa campagna elettorale ci giochiamo un futuro già da tempo ipotecato per i nostri figli, ed è questo desiderio di libertà, questo gemito insopprimibile, diceva Kant nella Critica della ragion pratica. Concludendo, due cose riempono il mio animo di stupore: la legge morale dentro di me, il cielo stellato sopra di me, questa eterna dicotomia, questa contrapposizione che caratterizza l'identità di un essere umano, che lo rende nobile, elevandolo a elevati valori superiori, che sono i lavori degli ideali di una libertà, della democrazia, dell'uguaglianza. Sono questi i valori che ci spingeranno a credere che il cambiamento è possibile, e che oggi state scrivendo insieme a noi la pagina storica della nuova era, per Diamante, per Scirella, per le contrade. Grazie, amici miei, e che Dio vi benedica. Francesco non ce la fa ad essere breve, così lo amiamo per quello che è. Adesso diamo spazio al nostro radiologo Simone Sollazzo. Buonasera, buonasera a tutti. E niente, quando Achille mi ha detto che dovevo parlare questa sera, io ho pensato, vabbè, posso benissimo andarmi a prendere il discorso che ho fatto 5 anni fa. Tanto è rimasto tutto uguale, signori. Non è cambiato assolutamente nulla. Io avrei potuto benissimo andare a casa e prendere quei fogli, ma non li ho trovati. E quindi ho dovuto ripensare al discorso. Va bene, guardate, io vorrei innanzitutto partire da questa struttura alle vostre spalle, no? Questo casermone che una volta ospitava i bambini, ospitava la scuola, e che adesso da anni ormai è rimasta una struttura così buttata lì, abbandonata, cancelli chiusi. È una struttura che invece che essere utilizzata, no, per le associazioni culturali, per chi fa musica, chi fa teatro, chi deve esercitarsi la sera, per gli anziani, per i giovani, cioè anziché darla a disposizione della comunità, renderla qualcosa di funzionale, è rimasta così, buttata lì, chiusa, ed è diventata un deposito di roba. Dentro c'è di tutto là dentro, signori. Quindi questo fa capire quanto veramente poco si tenga, no, alla comunità, al benessere della comunità. Perché le piccole comunità vivono di questo, vivono di, no, di associazioni, di incontri, vivono di manifestazioni. E come fai una manifestazione, un'associazione come fa a organizzarsi, a provare, se non ha un luogo, se siamo costretti a mendicare dei luoghi di incontro? Come si fa? Però adesso vorrei invece prendervi per mano e portarvi a fare una passeggiata, ok? Andiamo verso il primo accesso a mare, lato sud, dove troviamo il Lido Verde da una parte e l'acqua salata dall'altra. Signori, quell'accesso a mare, anche quello rimasto così com'era, sono due secchi che delimitano la strada dalla spiaggia, è qualcosa di davvero desolante. Noi che conosciamo Cirella abbiamo un accesso a mare che è davvero desolante. Ed è desolante per noi, per i turisti, è desolante per le attività che lavorano e che si affacciano in quell'accesso a mare. Da lì
andiamo a destra, a sinistra, andiamo a sinistra, verso Diamante comincia una strada, no? Uno stradello che è stato fatto di servizio per i lidi, a sinistra troviamo le villette, a destra troviamo i lidi a mare, e anche questo stradello è così, rimasto sempre abbandonato. A un certo punto dello stradello, poi prima del Bobar, ci sono due grossi vasi, perché una parte dei lidi vogliono che le macchine transitino, l'altra parte dei lidi non vogliono che le macchine transitino, e quindi è un far west, cioè nel senso ognuno, no, si cerca di menare come può. Quando manca una direzione amministrativa, ogni lido decide di, no, di salvarsi come può, logicamente, ok? Ma quella sarebbe una strada fantastica, signori. Cioè, a Cirella la parola più importante è il decoro. E per fare decoro a Cirella basta un po' di verde e un po' di illuminazione dappertutto, senza spendere soldi, senza mettere cemento, senza mettere mattoni, senza mettere nulla. E quello stradello, continuando, passando per il Bobar, il Garden Beach, continua e poi arriva un canale dove si potrebbe mettere un bel ponticello in legno. Poi c'è il lido da Eugenio e si continua con i lidi, dietro i lidi, e quindi quella è una strada che potrebbe essere fatta, valorizzata, uno stradello pedonale e ciclabile, e continua con Lido Sara fino ad arrivare al Lido Le Sirene di fronte all'isola, che ha subito quello che ha subito, e siamo tutti a tutto il nostro sostegno e il nostro conforto per quell'increscioso incidente. E quindi è una passeggiata che inizia al Lido Verde e finisce al Lido Le Sirene, signori, e dove la gente ci può venire a passeggiare a mare, potrebbe tornare anche la sera, perché sono tutte attività che hanno ristoranti, hanno bar, si potrebbe mettere un po' di musica dal vivo, cioè tu potresti arrivare lì la mattina e non uscirtene prima di mezzanotte, ok? Però anche lì niente, non c'è nessuna progettazione, non c'è assolutamente nulla, c'è il nulla di nulla. Ora torniamo indietro, ritorniamo all'accesso a mare e andiamo verso destra. Andando verso destra, dall'acqua salata si passa e si incontrano le mura del fortino, no? Che queste mura del fortino già erano pericolanti, poi di chi è la responsabilità? Dell'amministrazione, del privato, della sovrintendenza, alla fine queste mura sono crollate e troviamo le macerie delle mura del fortino. Il privato anche lì, Lucio, c'è il ristorante che ha fatto, ha messo un po' di verde, un po' di illuminazione e ha fatto quello che ha potuto. Cioè qui il privato, signori, si deve sostituire all'amministrazione, alla mancanza di una mano ferma di un comune che non si occupa di nulla e fa quello che può, ogni attività fa quello che può, ok? Perché deve sopperire a una mancanza strutturale. Continuando da lì abbiamo la Rinicella, e quindi là ci troviamo, signori, in un posto meraviglioso che qualunque turista viene si incanta, rimane incantato, e comincia l'ingresso per la panoramica di Cirella. Signore, anche quell'ingresso per la panoramica di Cirella è qualcosa di indecoroso, ve lo giuro, è una cosa terribile. Per chi ci passeggia, quell'ingresso è davvero terribile, curato mai. E anche lì ci sono dei vasi in mezzo allo stradello che comincia, e poi andiamo sulla panoramica. E la panoramica, signori, di Cirella è la grande assente di Cirella. Cioè, noi due cose dobbiamo fare a Cirella: la panoramica e valorizzare i ruderi. Non siamo riusciti a fare nulla di tutto questo, nulla. E anche la panoramica, la stessa cosa, signori: un po' di verde, un po' di decoro paesaggistico e un'illuminazione che permette alle persone di andarci anche la sera a passeggiare. E invece anche lì è stato fatto un tratto centrale. L'illuminazione è soltanto l'illuminazione che viene da un altro privato, dal Tartana Club, che illumina, ok? Quindi ancora il privato si deve sostituire all'amministrazione. E poi continuando andiamo all'altro accesso pubblico di Cirella, dove troviamo il Lido Agave, troviamo il campo sportivo. Niente, non si sa il campo sportivo cosa che ci sta a fare lì. Però, signori, quella è una grande potenzialità. È una grande zona verde a ridosso del mare, a ridosso della panoramica. Si potrebbe organizzare il Jova Beach Party, cioè sta benissimo là, c'è lo spazio per fare tutto. E accanto a quella zona verde, che è demaniale, c'è la pineta. Anche lì la pineta non è difficile, mettere un po' di giostrini per bambini, mettere un'area attrezzata, mettere un chioschetto e darlo a un privato che ci campa una famiglia e dove magari le domeniche potremmo incontrarci noi cirellesi e mangiare insieme. Cioè, qui a Cirella non c'è più neanche un campetto dove i ragazzi possono andare a giocare. Signore, a Cirella non c'è nulla. E allora, quando io sento al comizio, solitamente non sento i comizi degli altri, ma l'altra volta passando sentivo Antonio Quattruccio che diceva: vi chiediamo un secondo tempo. Signori, la mia risposta è no, il secondo tempo non te lo diamo, così non ci stiamo. E
quindi signori, io sono veramente scrutando in questo gruppo, voglio tutti quanti molto molto bene e penso che insieme potremo fare tanto e andare lontano. Grazie, grazie. Qualcuno ha detto ieri che forse era ora di cominciare a parlare di programma. Abbiamo avuto qui proprio l'esempio vivente che sì, c'è un programma, ci sono idee e sono anche bellissime idee. Adesso diamo spazio alla nostra cara Flavia. Flavia, benvenuta, la nostra insegnante. Grazie e benvenuti a tutti, buonasera a tutti. Sarò molto più pacata dei miei predecessori, faccio parte dell'area moderata, diciamo. Allora, leggo perché il mio intervento è abbastanza corposo e quindi ho paura di dimenticare qualcosa. Penso che presentarmi sia superfluo a questa piazza, perché conoscete me, conoscete le mie origini. Sono una figlia di questa terra che amo profondamente. Amo la sua cultura, le sue tradizioni, la sua storia in cui ritrovo le mie radici. È qui che ho scelto di continuare a vivere dopo un lungo soggiorno lavorativo al nord. E l'esperienza dell'emigrazione ha accresciuto in me il senso di appartenenza al mio paese e l'orgoglio di esserne figlia. Diamante è uno dei paesi più belli della nostra regione e gode di realtà così diverse tra loro, una diversità che ci invidiano tutti e che non sempre si è saputo sfruttare al meglio. La diversità è un dono e Diamante non sarebbe quello che è se nell'ambito del suo territorio non potesse godere di un altrettanto territorio bello come Cirella, che è davvero un gioiello, un museo a cielo aperto, un concentrato di storia, arte, bellezza e paesaggi incantevoli che ci invidiano tutti. Cirella vanta una cultura millenaria che in passato è stato oggetto di studi e ricerche e pertanto valorizzata da cirellesi illustri. Voglio ricordare il professore Orazio Campagna, di cui sono stata allieva, e il maestro Franceschino Ritondale, senza dimenticare il prezioso contributo di Don Cono Araugio nel periodo in cui è stato parroco a Cirella. In ogni fase della mia esistenza ho osservato questo borgo evolversi e fiorire in prosperità e bellezza, grazie al contributo che ciascuno nel tempo ha saputo e voluto offrire al suo sviluppo strutturale, culturale e sociale. Tuttavia, questo processo di trasformazione ha subito un inaspettato e inspiegabile arresto 5 anni or sono, non attribuibile sicuramente alla pandemia. Mi viene da pensare che i cirellesi forse devono espiare qualche colpa? Mi chiedo, e non aggiungo altro. Cirella è diventata incredibilmente un paese invisibile, inesistente, anche nella toponomastica, al punto che l'isola, i ruderi e il teatro non sono più di Cirella. Eppure Cirella esisteva già nella tabula poitingeriana, una delle più antiche rappresentazioni cartografiche dell'impero romano. Anche prima. Se ne facciano una ragione chi non vuole riconoscere la nostra storia e la nostra esistenza. È diventato un luogo di cui non preoccuparsi, in cui non investire. Ancora più deplorevole dell'incuria, della negligenza e della trascuratezza inflitti al paese e ai suoi abitanti è stata la deliberata volontà di privare la comunità di alcuni servizi essenziali. Il risultato finale di questa scelta politica
si presenta agli occhi di tutti. Non esiste una sola opera di interesse pubblico realizzata a Civella. Anzi, una cosa l'hanno fatta. Hanno deturpato l'area archeologica dei Ruderi con l'installazione di una gradinata, di una tribuna, per fortuna movibile, per aumentare di 1000 posti la capienza del teatro. Il tutto in nome del profitto. Pensate un po'. Quello che appare ai nostri occhi è un paese in stato di abbandono, sotto ogni aspetto. Eppure le cose da fare sarebbero tante. E noi cercheremo di realizzarle, perché il nostro progetto non è solo un'idea, ma una visione concreta di un futuro migliore per tutti. Un futuro in cui ogni voce conta e ogni cittadino ha la possibilità di contribuire al cambiamento. C'è la necessità di dare innanzitutto un decoro urbano al nostro paese, valorizzando gli aspetti estetici, funzionali e sociali della vita cittadina. Come? Attraverso vari interventi. La pulizia delle strade, la cura degli spazi verdi, la creazione di aiuole. Attraverso l'iniziativa, per esempio, Adotto un'aiuola, si può affidare la cura e la manutenzione delle aiuole ad associazioni, enti, commercianti o privati cittadini desiderosi di farlo, rendendoli protagonisti della cura del verde pubblico e quindi artefici di un paese più bello. Non ci vuole molto. E anche senza pesare sulle casse del comune. Un decoro che passa attraverso la realizzazione di parchi giochi, ne parlava prima Simone, aree ristoro, fitness, per esempio nella pineta di via Riviera Azzurra, o la rigenerazione di spazi abbandonati, per esempio la piazzetta di fronte al Calvario o la piazzetta di fronte alle suore. O ancora la creazione di una struttura sportiva nell'ex campo di calcio ormai abbandonato da tempo, rigenerando quell'area. In un paese come il nostro, ne ha parlato prima Simone, la cui primaria ricchezza è il mare, è inaccettabile che gli accessi alle spiagge e al promontorio siano ancora trascurati o lasciati allo stato selvaggio. Vergogna! È necessario inoltre la manutenzione e l'accessibilità alle aree storiche e archeologiche. Tutti questi interventi sono essenziali in un paese turistico come il nostro. Dobbiamo mantenere il decoro della nostra casa per accogliere con dignità sia i residenti che i turisti. Importantissimo per noi sarà favorire lo sviluppo di un turismo di tipo storico-culturale, che qui a Civella è assolutamente possibile e realizzabile. Ma per fare questo dobbiamo prima di tutto tutelare il nostro patrimonio. È nostra intenzione cercare di reperire fondi di tutela dei beni archeologici, in primis per il consolidamento del mausoleo romano del II secolo, che è una delle più importanti opere funerarie di epoca romana del Mezzogiorno e noi non ce ne rendiamo conto. Un monumento di notevole valore storico e archeologico che, come gli studiosi hanno accertato, però ha una spinta verso il basso e potrebbe crollare sulla strada statale sottostante, provocando un danno non solo di tipo culturale, ma anche in termini di vite umane. Non dimentichiamoci, prima Simone ne ha parlato, del crollo del muro già del fortino napoleonico del 2013 e ancora più recentemente parte del muro del feudo, le cui macerie giacciono a distanza di 6 mesi ancora sulla strada e ostacolano la circolazione. Non possiamo più restare immobili se la nostra storia rischia di scomparire e non possiamo più aspettare. Come ha detto Achille, ora o mai più. Vogliamo creare un rapporto sinergico con la sovrintendenza locale per riportare alla luce i reperti che sono custoditi al primo piano della delegazione municipale. Vogliamo realizzare un rifacimento della tabellonistica riguardante tutti i siti di maggiore interesse storico e archeologico di Civella, oggetto di atti vandalici e in alcuni luoghi del tutto mancante. Una mappatura più completa delle zone di maggiore interesse storico e archeologico di Civella, magari dotando ogni tabellone anche di un QR code.
Una volta messa in sicurezza e reso fruibile il patrimonio archeologico, sarà possibile creare percorsi di interesse artistico e storico tra Diamante e Cirella, in sinergia con le scuole del territorio, con le associazioni locali, con il consorzio degli albergatori, con studenti e gruppi di turisti accompagnati da guide che ne possano illustrare e raccontare la storia. Siamo convinti che la ricchezza di un paese possa arrivare anche percorrendo la strada legata alla cultura, strada troppo spesso trascurata. Qualcosa di importante in passato è stato fatto, ma non basta. È spreco di denaro pubblico ristrutturare beni che restano chiusi tutto l'anno e che vengono utilizzati solo per altri scopi, senza cercare di creare un vero e proprio circuito che passi dalla promozione della nostra storia e cultura. A Cirella abbiamo opere ristrutturate da pochissimi anni con soldi pubblici, come per esempio il Monastero dei Minimi, che vediamo degradarsi giorno dopo giorno e in cui addirittura assistiamo alla sparizione di un museo multimediale che pochissimo tempo fa esisteva e noi l'abbiamo visto e di cui oggi si ignora volutamente l'esistenza perché evidentemente fa comodo. Ma ritornando ai servizi di cui negli ultimi 5 anni Cirella non ha potuto usufruire, vorrei sottolineare l'assenza di un vigile. Ne vedete qualcuno stasera? Anche nelle occasioni in cui la sua presenza era d'obbligo. Ultimo episodio, oggi è la processione del Venerdì Santo, è l'ultimo oggi. Cirella ha affidato in questi casi la sicurezza e l'ordine al volontariato delle associazioni cirellesi e dei singoli cittadini. Altro servizio, la delegazione municipale, che era nata qualche anno fa con lo scopo di decentralizzare alcuni servizi comunali, non è più aperta al pubblico. In alcune contrade ancora non c'è la rete fognaria. E non ultimo, il problema della chiusura della scuola. Adesso mi date un po' di tempo per favore, perché abbiate pazienza, perché sul problema della scuola sono direttamente coinvolta, perché sono un'insegnante e quindi spenderò qualche parola in più. Voglio esprimere le nostre preoccupazioni riguardo al futuro della scuola dell'infanzia. La delibera dell'amministrazione comunale del 12 aprile scorso ha declassificato patrimonio disponibile la scuola di via Giulio Cesare per essere ceduto e incomodato alla Polizia di Stato, con la proposta di trasferire la scuola dell'infanzia nella sede della delegazione municipale. Nutriamo molte perplessità in merito a questa decisione. Ci chiediamo come sia possibile in soli 2 mesi trasformare la sede della delegazione municipale, attualmente dotata di una cellula museale, una sala conferenza, un ambulatorio medico, in una struttura scolastica che soddisfi tutti i requisiti edilizi necessari, soprattutto considerando che si tratta di una scuola dell'infanzia pensata per bambini piccolissimi, che richiede servizi igienici adeguati, mensa, cucina, aula e pavimentazione adatta. Temiamo che a causa di tempi così ristretti la scuola dell'infanzia non possa essere pronta per settembre e i 21 bambini iscritti, giusto per smentire le voci che circolano a Diamante soprattutto, che fanno credere che non ci sono iscritti alla scuola dell'infanzia di Cirella. I bambini saranno costretti a frequentare quella di Diamante se i numeri lo permetteranno, contribuendo così a Diamante alla formazione di classi pollaio. Noi ci opponiamo alle tendenze globalizzanti e omologanti che portano alla chiusura delle scuole dei piccoli centri. Crediamo che questa pratica accentui le disparità tra le aree forti e le aree deboli, e siamo convinti, sulla base delle nostre esperienze sul campo e sulla base del pensiero di illustri e numerosi psicopedagogisti, che le strutture più grandi non necessariamente garantiscono qualità e standard di qualità più elevati. La scuola rappresenta il primo presidio di legalità, il cuore pulsante di una comunità, e questa affermazione è particolarmente vera nei piccoli centri. Mantenere la scuola aperta in un piccolo centro non è solo una questione di istruzione, è il luogo dove i bambini si incontrano, imparano insieme e sviluppano legami significativi con i loro coetanei e con gli insegnanti.
Chiudere la scuola significherebbe interrompere questo importante tessuto sociale, privando i giovani di occasioni cruciali di crescita e socializzazione. La scuola è un punto di riferimento identitario per un piccolo centro, è il simbolo tangibile della storia e della tradizione delle comunità, della comunità, un luogo in cui le generazioni si incontrano e condividono le proprie esperienze. Chiudere la scuola significherebbe privare la comunità di un elemento essenziale della propria identità, minando il senso di appartenenza e coesione sociale. Dobbiamo impegnarci tutti perché ciò non accada. Adesso del polo culturale ne ha parlato già ampiamente Simone, per cui sorvolo. Giungo alle conclusioni. Sicuramente la nostra squadra riuscirà ad affrontare i problemi, riuscirà a restituire al nostro paese la dignità che gli spetta. Ci proietteremo in una nuova era che aspira a dare un futuro alle nuove generazioni attraverso un sistema di progettualità, perché soltanto attraverso un'attenta programmazione la nostra comunità può aspirare ad una crescita economica e culturale. Io credo nella possibilità del cambiamento, credo nella forza del progetto di nuova era, fatto di trasparenza, partecipazione, progresso e valorizzazione delle grandi potenzialità del territorio. Credo nella persona di Achille Ordine, che rappresenta il vero cambiamento. Credo nei miei entusiasti compagni di viaggio. Siate anche voi parte attiva di questo cambiamento. L'8 e il 9 giugno votate per Achille Ordine, per la lista numero 3 Nuova Era, per dare finalmente a questo paese lo splendore che merita. Insieme si può. Brava Flavia, grazie. Speriamo che le tue parole diventino realtà presto. Diamogli la possibilità, ragazzi, di farle diventare realtà. Ora chiudiamo in bellezza con il nostro candidato a sindaco, Achille Ordine. Buonasera a tutti. Flavia, meno male che tra le più moderate. Complimenti per la grinta, Flavia. Allora, ringrazio tutti per essere accorsi qui questa sera in questa piazza. Devo dire che c'è grande entusiasmo attorno a questo progetto e la vostra partecipazione qui questa sera ne è la testimonianza tangibile. Si respira veramente aria di cambiamento. Ringrazio anche Alessia Perugino, scrittrice ed articolista, che questa sera ci ha onorato della sua presenza. Alessia è un altro grande talento della nostra comunità, talento che, ahimè, così come altri talenti di questa terra, non è stata in alcun modo valorizzata dalle amministrazioni. Complimenti Alessia, grazie. È evidente che Diamante, Cirella, le contrade, pur essendo parte di uno stesso territorio, abbiano delle peculiarità che tuttavia costituiscono un valore aggiunto, a mio modo di vedere. Proprio per questo le peculiarità dei territori devono essere valorizzate, ma allo stesso modo vanno garantiti servizi essenziali innanzitutto per tutti i territori. Non ci sono aree e territori di serie A o aree e territori di serie B. Non ci possono essere attenzioni diverse. Quindi il primo obiettivo, il fondamentale obiettivo di questo progetto è quello di garantire i servizi essenziali
i servizi primari in maniera uguale per tutti i territori. Questo servirà ad attuare quella che tante volte viene vanamente sbandierata, la cosiddetta equità sociale. Come si può arrivare al perseguimento di questi obiettivi? Noi abbiamo già tracciato delle linee rispetto a quelli che possono essere i nostri intenti, i nostri programmi. Diciamo che l'intento fondamentale è quello di coinvolgere la cittadinanza, coinvolgere i cittadini in prima persona, quindi consentire e favorire una partecipazione attiva dei cittadini. La partecipazione democratica di tutti i cittadini alle scelte amministrative, alle scelte decisionali è fondamentale nella nostra prospettiva ed è il presupposto essenziale per avvicinare i territori, i cittadini alla cosa pubblica. Abbiamo già avuto modo di illustrare precedenti uscite, in precedenti interventi, anche sui social, quelli che sono i nostri intenti che tendono a coinvolgere i territori e la cittadinanza. Abbiamo parlato delle circoscrizioni, abbiamo evidenziato come è necessario individuare dei referenti di zona, referenti eletti e nominati su base democratica, quindi non dalle amministrazioni che nominano o eleggono quelli più comodi, no, devono essere gli stessi cittadini ad individuare i loro riferimenti, e questo è un principio democratico assoluto. Proprio questi referenti potranno ovviamente rapportarsi all'amministrazione, agli amministratori, anche attraverso i referenti che appartengono alla Commissione sul decentramento e la partecipazione, che è già stata istituita, è già prevista nel nostro regolamento, mi pare proprio su iniziativa del Presidente Bartalotta, ma di fatto non è mai partita, quindi una commissione di fatto azzerata, mai avviata e non valorizzata ovviamente. Altro criterio, altra diciamo prospettiva necessaria per poter affrontare un processo di cambiamento è quello di favorire un processo di trasparenza amministrativa, che occorre anche per rendere partecipi i cittadini rispetto appunto a quelli che è anche l'utilizzo del denaro pubblico. E andranno valorizzate in questo senso anche le moderne tecnologie che ci possono consentire appunto di dare contezza, di ostentare quelle che sono effettivamente le azioni amministrative, quelle che sono le scelte decisionali dell'amministrazione e quelli che sono gli obiettivi del comune e dell'amministrazione stessa. Io sono fermamente convinto, ma come me tutti noi, che la cittadinanza ha il diritto di partecipare, anzi ha il dovere di partecipare alle scelte decisionali dell'amministrazione. Ma la partecipazione non deve essere una partecipazione successiva, quando le cose sono state già fatte. Deve essere una partecipazione preventiva, i cittadini vanno coinvolti prima delle scelte dell'amministrazione. Noi abbiamo un esempio pratico qui a Civella, non mi vorrei dilungare troppo sulla questione perché Flavia già è intervenuta esaustivamente ed ha già chiarito tutti gli aspetti della questione, ma noi l'aspetto che insomma abbiamo davanti è quello proprio delle scelte che hanno caratterizzato appunto il declassamento dell'edificio scolastico qui a Civella, delle scelte che sono intervenute senza
preventivamente concertare o quantomeno condividere queste azioni con la cittadinanza, con il corpo docente, con le famiglie, con l'istituzione scolastica. Ed è importante anche, sempre diciamo, ritornando alla questione scuola, che quando si adottano delle scelte già si abbia contezza di quelle che sono le conseguenze che queste scelte possono portare. Cosa intendo dire? Nel momento in cui si destina un edificio scolastico a commissariato di polizia, ovviamente una buona amministrazione dovrebbe preoccuparsi di trovare delle eventuali soluzioni alternative e quindi comunque individuare dei locali idonei. Allora, a me sembra, avendo seguito questa vicenda, che sia stato fatto tutto in maniera così campata in aria. Cosa non è stato fatto, a mio modo di vedere? Non è stato, ad esempio, sono stati individuati dei locali idonei, non sono state idonei da un punto di vista proprio tecnico-amministrativo, tant'è che mi pare esista una delibera di giunta che dà mandato agli uffici di verificare le condizioni affinché si possa attuare un certo tipo di scelta, ma le scelte non si operano così dall'oggi al domani. C'è necessità innanzitutto di, per adeguare dei locali c'è necessità di trovare del denaro, la prima cosa. La seconda cosa, bisogna appunto preventivare una spesa, bisogna impegnare dei fondi e destinarli, bisogna stimare i tempi di esecuzione dei lavori di adeguamento. Come ha detto Flavia, qui non sappiamo se a settembre i locali potranno sostanzialmente essere pronti. In una parola, tutto questo si chiama programmazione. L'esatto contrario di programmazione è improvvisazione, ed è quello che sino ad oggi c'è stato. Che i cittadini di Cirella non vedano riconosciuto e valorizzato il territorio in cui vivono è evidente, ma Cirella ovviamente meriterebbe ben altro rispetto al destino che le è stato tristemente purtroppo assegnato da questa amministrazione. Ovviamente al fine di valorizzare le enormi risorse storiche, culturali, archeologiche che caratterizzano paesaggistiche, dimenticavo, che caratterizzano il territorio di Cirella, occorrono ovviamente degli interventi, ma neanche troppo complicati. Serve attenzione. Innanzitutto va favorito un processo di decentramento effettivo degli uffici comunali anche alla delegazione municipale di Cirella, e questo servirà certamente a garantire un funzionamento più efficiente della macchina amministrativa ed avvicinare ancora di più territori, cittadini alla cosa pubblica, favorendo anche, consentitemelo, anche quel senso di unione di cui veramente abbiamo tanto bisogno. Sarà necessario anche disciplinare altri aspetti, quelli anche del traffico. Dovrà essere garantita una gestione del traffico più appropriata, soprattutto nei mesi estivi, in cui il traffico è certamente più congestionato. Voi pensate che, sapete meglio di me, che Cirella sostanzialmente nei mesi invernali, o meglio nei mesi non estivi, non è dotata neanche di un vigile urbano. Questa è una cosa assolutamente inaccettabile. E andrà valorizzato anche quello che è un sistema di
potenziamento del trasporto pubblico che consenta tutto l'anno il collegamento tra Diamante, Civella e le contrade. C'è necessità ovviamente anche di approntare delle misure a tutela del patrimonio, di questo ha già parlato abbondantemente già Flavia. Civella è una ricchezza inestimabile da un punto di vista proprio culturale, archeologico, storico, e andrebbe per l'appunto valorizzata in tutta la sua bellezza. E oltre a favorire delle forme di controllo, per quello che diceva Flavia prima di me, rispetto ad atti vandalici o ad atti che comunque vanno a intaccare quello che è il patrimonio artistico e il culturale, andrà certamente favorito un dialogo con la sovrintendenza, con il segretariato regionale del MIBACT in Calabria, sollecitando comunque ogni tipo di operazione che possa andare a favorire appunto le iniziative volte alla valorizzazione del territorio. Noi abbiamo qui delle bellezze veramente inestimabili, abbiamo il mausoleo romano, che purtroppo avrebbe necessità di essere messo in sicurezza, avrebbe necessità di essere illuminato, valorizzato e soprattutto avrebbe necessità di essere reso fruibile tutto l'anno. Ecco quello che dicevo in altre occasioni, la tutela del patrimonio che consente anche l'accrescimento della ricchezza. Il monastero dei Minimi, che purtroppo in questo momento si trova anche in delle situazioni di manutenzione non adeguate. Il monastero dei Minimi che dovrà essere gestito dall'ente comunale e dovrà essere anche utilizzato per rassegne, eventi culturali, convegni, così come era inizialmente destinato. Per questo ci sarà necessità di attuare e di approvare un regolamento che appunto vada a regolamentare e a disciplinare l'utilizzo del monastero stesso. La villa romana sulla scogliera, che è totalmente abbandonata al buio. I ruderi, ecco, io da qui prima con la luce ammiravo la bellezza dei ruderi, ora non li vedo più, andranno illuminati, andranno valorizzati e andrà curata anche una manutenzione che possa scongiurare nel tempo anche quegli eventi che purtroppo si sono verificati negli anni passati, come gli incendi. Quindi i percorsi di interesse turistico-culturale sono certamente possibili e andranno certamente favoriti tutto l'anno, anche nell'ottica di favorire la destagionalizzazione, che può essere utile anche in parte a risolvere le questioni relative ai livelli occupazionali, a dare lavoro. E questo si può fare tutto l'anno. Non è sufficiente la valorizzazione di un patrimonio finalizzato ad un utilizzo solo di pochi mesi, quant'anni. Sulla scuola ci sarebbe veramente tanto da dire, qualcosa ho anticipato prima, qualcosa molto ha detto Flavia prima. La scuola è certamente il presidio, il primo presidio della cultura, dove si formano giovani, e quindi la scuola è un cardine della nostra società, è un cardine della nostra cultura. Quindi la scuola va preservata ad ogni costo. E qui però occorre sfatare quel falso mito, il falso mito secondo il quale noi non vorremmo il commissariato di polizia. Io vorrei capire dove l'hanno letto, dove sta scritta questa cosa. Ma fatemelo sapere, ditemelo.
anche questa è una parola, come prima, come l'improvvisazione, questa si chiama strumentalizzazione. Lo abbiamo detto in ogni dove ed in tutti i contesti, in tutte le salse. Noi siamo favorevoli al commissariato di polizia. Mi sembra evidente, diciamo, una scelta di campo di questo tipo, perché è ovvio che le forze dell'ordine vadano potenziate e che vadano offerti alla collettività servizi anche pubblici in un'ottica di sicurezza sia individuale che del patrimonio. Noi avevamo soltanto provato a rimarcare alcune questioni che ritenevamo fondamentali proprio nella prospettiva che ho prima delineato, cioè si poteva tranquillamente trovare altra struttura, un altro edificio del territorio per allocare l'istituto, il commissariato di polizia e mantenere lì l'istituto scolastico. E così sgombriamo il campo anche dagli equivoci. Questo è quello che faremo noi quando amministreremo, perché amministreremo noi. Sempre ovviamente nel perseguimento di un dialogo costruttivo con tutte le parti, nella ricerca di obiettivi condivisi e comuni. E mi avvio anch'io alla conclusione. Cirella, abbandonata a se stessa, ha comunque ben salde le radici ed è disposta e decisa a difendere a tutti i costi la propria identità. A difendere i propri diritti e le proprie prerogative. Questa parola a troppe R, scusatemi. La nostra intenzione è quella di proporre qualcosa di nuovo nei metodi, nell'approccio, un progetto che vuole realizzare e proporre idee lungimiranti che guardino al futuro di questa comunità, mettendo, come detto prima e mi ripeto, i cittadini comunque al centro del progetto. Un modello che si fonda sulla legalità e sulla credibilità delle persone che intendono proporre queste soluzioni. Bravo! Lasciatemelo dire, avulso da qualsiasi interesse personale. Siamo fermamente convinti che Diamante, Cirella e le contrade meritino di più. Per questo non abbiate paura del cambiamento. So che fa paura, ma non abbiate paura del cambiamento. Dateci fiducia l'8 ed il 9 giugno ed il vostro coraggio sarà la nostra forza nell'amministrare questo paese. Grazie. Comunicare non basta, con te mi sento una cosa.